accertarsi sempre di rifornire il veicolo con il carburante adeguato. Questo indicatore sul quadro strumenti indica il lato del veicolo sul quale è ubicato lo sportello del serbatoio carburante. Per sbloccare lo sportello, tirare questa leva. A rifornimento ultimato, accertarsi che il tappo faccia uno scatto quando lo si ruota in senso orario per chiuderlo e che lo sportello sia chiuso. La distanza stimata che il veicolo può percorrere prima che il serbatoio si svuoti viene visualizzata sul quadro strumenti. Quando il livello del carburante è molto basso, appare questa segnalazione. Fare il rifornimento il prima possibile. Se il veicolo è dotato di questo display centrale, sarà possibile visualizzare informazioni sul consumo di carburante. Per accedere, selezionare questa icona sulla schermata principale. Quindi selezionare Monitoraggio consumo di carburante. Sarà quindi possibile visualizzare particolari quali lo storico del consumo di carburante tramite i menu sulla parte inferiore della schermata. Oltre all'utilizzo delle funzioni iStop e iLoop, se in dotazione, ci sono molte altre contromisure che contribuiscono alla riduzione del consumo di carburante, quali usare olio originale Mazda appositamente sviluppato per motori SkyActiv, tenere le ruote propriamente allineate e gli pneumatici gonfiati alla pressione corretta, usare il condizionatore aria solo quando necessario, attenersi alla manutenzione programmata, tenere chiusi i finestrini quando si viaggia a velocità sostenuta. Fare riferimento al manuale di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.